Ciao e bentornati in Final Fantasy VII. Allora, stavamo andando a casa di Aerith, stavo dicendo. A quanto pare. Mamma mia, che brutti questi mostri. Aerith dovrebbe essere una maga in teoria. Dopo le diamo una materia, perché altrimenti qua non si va mica tanto avanti, eh. 33 ogni colpo, porca vacca, se sono forti i nemici qua. Cattivissimi. Allora, vediamo se ho delle materie da darti. Niente per il momento, a meno che... PA 173, al level up 1827, 1393, 2393, 1827. Allora io direi di dare guarigione. Ecco qua. Casa di Aerith, mi verrebbe da dire là sopra, però non sono sicuro. Non ti ho mai visto da queste parti. Sciò, sparisci. Ah, che seccatura, ma perché non siamo andati al solito ritrovo del settore 6? Possiamo passare qua in parte? No. Allora, ok, per forza di cose di qua, direi. Il tizio che vive dentro il tubo è strano. Qualsiasi cosa gli chiedi ti risponderà solo ah. Ehi, hai mai sentito parlare del mercato delle mura? Mai. Si trova nei bassi fondi del settore 6. Vendono un sacco di cose interessanti laggiù. Ma la strada per arrivarci? Pare che sia complicata. L'uomo che vive qui dentro sembra essere malato. Ho sentito dire che qualcuno l'ha portato qui, dopo averlo trovato svenuto nei paraggi. Non puoi fare niente per lui. Mi dispiace, ma non sono un dottore. No, immagino di no. Ma ha un tatuaggio, somiglia al numero 2. No, qua non possiamo interagire per il momento. Fra l'altro ha delle bellissime coppe, per cui deve essere qualcuno di importante, secondo me. Vabbè, casa di Aerith, quale può essere? Stai cercando delle armi? Ah, che peccato. Io non ho armi da vendere. E lo sai perché? Perché a venderle è il mio amico qui accanto. Ah. Ciuf ciuf. Prossima fermata Midgar. I passeggeri che vogliono scendere sono pregati di suonare. Sai, si dice che il mondo sopra il piatto sia tutto luce e colori. Sembra davvero bello. Mi piacerebbe vederlo un giorno. Badare a se stessi è la regola numero uno di qui nei bassi fondi, ma per farle hai bisogno di un'arma potente, giusto? Banda di titanio. Granata. Allora, Cloud ha già una banda di titanio, eh? Però, volendo, possiamo prenderne un'altra per... Aerith. Eccola qua. Peccato che non abbia altre materie da equipaggiare, purtroppo. Quale può essere casa di Aerith? Non ho idea. Bah, Presidente Shira non fa altro che raccontare balle. Ma non ci si può fidare nemmeno di quelli di Avalancia. O come si chiamano. Possono girarci intorno quanto gli pare, ma la verità è che sono solo invidiosi di chi vive di sopra. A chi credo io? Ma è ovvio, no? A me? Me stesso. Io non mentirei mai a me stesso. Questo è poco ma sicuro. E fa una piega. La tartaruga.
pure felice. Se non altro possiamo esplorare senza trovare nemici qua, dai. Un altro negozio. Accettiamo solo contanti qui, va bene. Non mi interessano, grazie. E qua? Questa chi è? I frigoriferi della gente. Ma io volevo parlare con te, Pirla, no, per il frigorifero. Fuoco, gelo, tuono, guarigione. Fuoco mi manca. Perfetto. E la mettiamo a Omni, gelo. Benissimo. Eccolo qua. Casa di Iris, secondo me, a sto punto è di qua, eh. Ci rimane solo questo. Credo. Ma che? È un vicolo cieco? Di qua allora? No. Di qua? Oh, c'è una materia là! Di corsa! E anche un oggetto. Altruismo, vediamo. Permette di proteggere gli alleati. Vigore più 01. Ok, buono. Un etere. Io sta cosa delle materie veramente non me la ricordavo. C'è questa qua, casa di Iris, è bellissima, cacchio. Salviamo velocemente. E vediamo se c'è qualcosa qui dietro per curiosità. No. No, qui dietro non c'è nulla. Mamma, sono tornata. Come fidarsi di uno sconosciuto? Già. Non so quanto contenta possa essere sua mamma, onestamente, eh. E io dove dormo? Ai ai ai. Allora non è vero che vuole che ci aiuti. Adesso vado a svegliare Iris, ecco. E lei dove dorme allora? Sei stanco, non è vero? Cloud. Un letto come si deve, ne è passato di tempo, eh? Immagino di sì. Da allora... Cielo, quanto sei cresciuto! Scommetto che ci sono un sacco di ragazze che ti ronzano intorno. Insomma, sono preoccupata per te. La città è piena di tentazioni. La tua povera mamma starebbe molto più tranquilla se ti sistemassi con una brava ragazza. Sto bene.
Per te ci vorrebbe una ragazza più grande che si prendesse cura di te. Sì, una così sarebbe perfetta. Non sono interessato. Ah, stavo sognando, giustamente. Deve essermi addormentato. Claudio, ti tocca andare via in teoria, Passare dal settore 6 per arrivare al settore 7. Ce la farò anche da solo. Cos'è questo? Pozione. Coda di fenice. Ok. Sì, ho capito, Cloud. Vabbè, non vuole entrare in camera. Ok. Ups. Dai, torna a dormire. Ci ha sgamati. Quindi dobbiamo andare via camminando, in pratica. Va bene, dai. Meglio non farsi scoprire stavolta, hai ragione. Ciao Aerith, mi mancherai. Che bastardata, cavolo. Tutto per colpa di sua mamma, vabbè. Questa è una finestra? No, si esce anche di qua in realtà, vediamo. Non ci fa più tornare indietro, ok. Andiamo via allora. Vediamo se di qua si può andare. No. Passare dal settore 6 per andare al settore 7. Detto così sembra facile, Ma porca vacca. Ci ha fregato. Vedo che ti sei alzato presto. Hai detto che sarebbe stato pericoloso. Non posso portarti con me. Hai finito? Dobbiamo attraversare i bassi fondi del settore 6 per andare al settimo cielo di Tifa. Ti farò da guida io. Avanti, andiamo. Niente, è più furba di noi, pensavamo di fregarla, invece no. Uila. Che abbia ancora le materie... Cazzo di nemico questo qua. A casa. Sembra cattiva comunque. Bomba infernale. 42. Insomma, dai. Vai di fuoco. Anche se onestamente non so quanto male posso fargli. 71, vabbè. Cioè, una casa con le ruote. Con le gambe, voglio dire. E vai. Di qua non c'è nulla, no, andiamo su. Poi di qua, di qua, giù. Su per la gru. Però qua non funziona mica, sapete. Provato ad attivare io qualcosa, ma non mi pareva che andasse. Vai, vediamo, riproviamo un po'. Ah, porca vacca, 4 di questi sono cattivi, Ai ai ai. Chi è che ha energia? No! Porca vacca! Speriamo che abbia un limit breaker forte. Vento curativo. Ah beh, allora. Vediamo se mi cura anche Cloud, se lo fa risuscitare. Onestamente dubito, Però lo spero. Niente da fare. È una cazzata, capite, dai. Posso mica scappare in qualche modo, via.
Porca vacca. Inventario. Bastardi quelli lì, No. Ah, ok. Sperando che ne siano ancora loro. No, dai. Questo qua è fattibile. Adesso dai, facciamo curare però, Energia Cloud. Boom. Porca vacca, che botta. Novantacinque. Che cazzo. Vai. Perfetto. Il cancello per il settore 7 si trova là in fondo. Capito. Beh, immagini che ci separeremo qui allora. Ce la farai a tornare indietro da sola? Che faresti se ti dicessi, oh no, non ce la farò mai? La accompagno a casa. Andiamo al settore 7 insieme. Ma due punti vita, vabbè dai, dopo mi faccio curare subito. Quanti ricordi, non riesco a credere che sia ancora qui. Impazzita? Cosa fa? Cloud, vieni qua su. Ti tocca. Che classe eri tu? Classe? La tua classe in Soldier. Ah, io ero... prima classe. La stessa. La stessa di chi? Del primo ragazzo a cui mi sono davvero affezionata. Stavate insieme? Non proprio, però mi piaceva. Forse lo conosco, come si chiama? Ormai non ha più importanza. Poi là, un ciocobo. Ma quella non è... Tifa? La ragazza in quella carrozza era Tifa. Secondo te dove stava andando? E poi era vestita in modo strano. Aspetta. Vado da solo, torna indietro. E se ne va. Qualcosa da prendere? No, Seguiamo Aerith e Tifa sul ciocobo. È sto qua. Questo posto è pericoloso, specialmente per una ragazza. Dobbiamo trovare Tifa in fretta. Ehi, voi due, perché non fate un salto qui da noi? Abbiamo dei letti fantastici, dovreste provarli. Ui là, subito. Una stanza costa 10 ghila a notte. Dai.
Teoricamente dovrebbe ripristinare tutta la salute, tutti i punti magia. In teoria, perlomeno. Tornate a trovarci, vediamo. Perfetto. Qualcosa da prendere? No, Neanche qua, direi. Basta, abbiamo già dormito, abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. Oggetti. Bip. No, basta, dai, non rischio più. Che roba è? Una trappola, no? Un negozio. E qui dentro? Ah! Se ti serve qualcosa, chiedi pure. Pozione, coda di fenice. Antidoto, stimolante, tranquillante. Ma una coda di fenice perché ne abbiamo poche, purtroppo. Possedute una sola. Malissimo. Ok. Un salvataggio c'è qua. Non riesco proprio a decidermi. Di cosa sto parlando? Non farmelo dire ad alta voce. Parlo del locale qui in fondo. Ui là là. Johnny, cielo, entrare o non entrare? Ah, so essere così poetico in momenti come questi. Basta, mi arrendo. Oh, ma tu sei... cosa? Anche tu? Già, anche io. Non mettermi al tuo livello. Ma che razza di uomo sei? Simpatico, eh? La perigina. La nostra ultima arrivata. What the fuck? Alla villa di Don Corneo. Ma che cacchio? Che storia. Bene, dai. Facciamo un salvataggio rapido. Benvenuto, si siede pure dove preferisce. Mi siedo. Cosa prende? Carne alla griglia. Sì, mi piace un sacco la carne alla griglia. Pagamento in anticipo, prego, sono 70 gil. Ma no, fa lo stesso allora. No! Sono troppi, perché? Cosa me ne faccio? E adesso? Non faceva per me. Mamma mia, che cattiveria. Vabbè, andiamo via. Insomma, ci hanno ladrato 70 cosi, 70 ghi. Boh. Sembrerebbe un negozio di vestiti questo qua, Benvenuti, fate pure con comodo. No. E questo qua cos'è invece? Ehi amico, certo che è una gran bellezza la tipa che ti porti dietro. Portala da Don, farai un vero affare. È troppo presto per pranzare, tornate più tardi. Questo qua cos'è, un indovino? O vende materie forse? Sono in pausa adesso, vabbè, fottiti allora. Se non ti interessa guadagnare soldi. Via, fammi passare. Andiamo a nord. Alla casa di Don Corneo. Che non è questa sicuramente, questa qua è una palestra, Ehi! Perché non ti unisci a noi? Ok, 1, 2, 3. Nei piegamenti il ritmo è tutto. Fratellone, mi sto impegnando duramente. Come vado? Ho messo su peso di nuovo. È un problema che ho anch'io, purtroppo.
No, basta, basta. Pensavo che parlando con l'altra dicesse delle cose diverse, invece no. Ok. Questo qua sicuramente non è il negozio d'armi, eh? Sarà un ristorante pure questo, credo. No, no, no. Basta mangiare, spendere soldi per niente. Allora, a nord c'è la casa di Don Corneo. Ah, questo qua è Machine Gun. Asta di mitril. Nocche di metallo. Fucile d'assalto. Banda di titanio. Bracciali di mitril addirittura. Allora, prendiamo uno di questi. Prendiamo anche un'asta di mitril, magari. Poi, nocchi di metallo, sì. E una banda di titanio, perfetto. Equipaggia. Spada potes, banda di titanio, banda di mitril. Ok. Accessorio, niente. Ok, asta di mitri, perfetto. Qua non c'è niente da mettere, va bene. Possiamo vendere, no, le venderemo più avanti, dai. Tu cosa vendi? Ti serve qualcosa, però ti avviso, niente storie su come tengo la roba qua fuori. Ti serve qualcosa e non mi chiede cosa voglio comprare. Vabbè, allora niente. Che sia questa la casa di Don Corneo? Probabile, vero? Questa è la residenza di Don Corneo, l'uomo più potente del mercato delle mura. Stammi a sentire, al Don non piacciono gli uomini, quindi. Oh, mica male la ragazza con te. Ehi, perché tu non entri e vai a conoscere il Don? Ah, così è questa la villa del Don. Andrò a dare un'occhiata. Dirò a Tifa che ti trovi qui. No! Perché no? Questo posto è. Beh, lo sai, no? Allora cosa vorresti fare? Entrare con me? Sono un uomo io, se rompessi là dentro alzeremo un gran polverone. D'altro canto, non posso nemmeno lasciare che tu vada da sola, però. Prima dovremmo assicurarci che Tifa stia bene. Che hai da ridere, Iris? Cloud, perché non ti travesti da donna? È l'unico modo. Mi dispiace. Cosa? Puoi aspettare un attimo, vado a chiamare una mia amica carina. Non funzionerà mai. Sei preoccupato per Tifa, no? Forza allora, dobbiamo sbrigarci. Ma questa cosa qua un po' me la ricordavo, eh. Allora, ci serve un vestito. Che teoricamente vendono qua. Vero? Vediamo. Mi scusi, vorrei un vestito per favore. Ci vorrà un po' di tempo, le va bene lo stesso? Qual è il problema? Ecco, mio padre è un po' in crisi ultimamente ed è lui il sarto. E dov'è suo padre ora? Probabilmente sarà al bar ad ubriacarsi. Quindi sta dicendo che senza suo padre lei non può farmi il vestito? Temo che sia così. Siamo in una situazione difficile. Ah! Un momento, signorina. E se meritasse a riportarlo qui? Perché no? In fondo, se non faccio nulla, non avrò il mio vestito, giusto? Veramente, sarebbe fantastico se riuscisse a convincere quel vecchio pazzo. Io non so più che fare con lui. D'accordo, d'accordo, farò del mio meglio. Andiamo, Cloud. Il bar che sia quello qua sopra? No. Qui sotto c'era un bar, mi pare. Credo. No, negozio di oggetti. Il bar. No, questo qua è dove c'è il pigrone, esatto. Non è questo il bar, sicuramente. No, dai, deve essere qui sopra allora. Questa qua è la palestra. Ah, eccolo qua, perfetto. Questo credo sia il bar. Sei tu, brutto tossico? Mi scusi, è lei il padre del ragazzo che lavora alla boutique? Sì, la boutique è mia, ma io non sono tuo padre. No, volevo dire, fammi un vestito. Non faccio abiti da uomo e comunque ora sono occupato. Cloud, lascia fare a me. Perché non mi aspetti lì? Prenditi qualcosa da bere, magari.
Mi scusi, signore. Ecco, il punto è questo. Il mio amico ha detto che vorrebbe provare a vestirsi da ragazza almeno una volta. Quindi mi servirebbe un abito carino per lui. Cosa? Un tipo duro come quello? Insomma, che ne pensa? Molto interessante. In fondo mi stavo annoiando a fare sempre abiti normali. Allora lo farà? Ma sì, perché no? Come lo vorresti? Qualcosa di soffice e che brilli o risplenda. Risplenda. Sì, ho capito. Sai, ho un amico con i suoi stessi gusti. Andrò a chiedere consigli a lui. Vediamo un po' come va. Ok, e poi vediamo. No. Ci dovrebbe servire anche una parrucca, credo, eh. Vabbè, andiamo al negozio di vestiti e vediamo un po' cosa combiniamo. Tada! Perfetto. Veste di seta. Cloud non è soddisfatto, ha fatto con la testa. Chissà questa scena nel remake come sarà. Mamma mia, che bomba. Come si indossa questo coso? Wow, che diavolo fai? Ancora non va bene. Una parrucca, ecco cosa manca. Già, immaginavo sarebbe servita. Quindi ho parlato con un mio amico. Conoscete la palestra con la scritta uomo, uomo, uomo di fuori? Troverete un sacco di persone con il suo stesso hobby là dentro. Provate a parlare con loro, ma come? In palestra tutti si vestono da donna, ma che roba è, con lo stesso hobby? Ma che hai raccontato a quell'uomo? Ti piace vestirti da donna? Niente di più, niente di meno. In palestra fanno tutti così, a quanto pare. Vabbè. Sei tu quello che vuole diventare carino? Carino? Esatto. Ma ci serve una parrucca. Sì, ho saputo, ma dovrei guadagnartela. Fratellone, dovrà dimostrare di esserne degno prima. Esatto. E dovrai dimostrarlo in una sfida contro di noi. Proprio così, ti sfidiamo a chi fa più piegamenti sulle gambe. Vedrai, ti butteremo fuori da questa palestra. Un attimo, tu saresti un Cloud? Un cosa? Qui semplicemente tutti mi chiamano fratellone. Comunque, non ha importanza. Forza, vieni qua. Ti spiegherò le regole. Dalla posizione di partenza, premi cambia per piegarti, poi annulla per rialzarti e infine conferma per tornare nella posizione di partenza. Cambia. E che pulsante è? Allora, annulla e conferma, ok, ma cambia cos'è? Quadrato, spero. Anche baia. Facciamo un po' di riscaldamento, dai. Ah. Ok, adesso ho capito che pulsante è, va bene. Per qualche motivo ho L2 io. Vabbè. Vabbè, è andata bene, dai. Ok. E vai!
Grazie. Parrucca bionda. Oh, fratellone, non è giusto. Tum! Madonna, che cazzotto. Smettila di piagnucolare solo perché hai perso. Che pugno d'acciaio, fratellone. L'ho sentito fino alle ossa. Vabbè. Ok, e adesso Iris, cosa facciamo? Vado a vestirmi oppure andiamo da Don Corneo direttamente? Vediamo. Mi devo vestire. Stai andando a cambiarti? Sono pronto. Ah, porca vacca. Wow, questo potrebbe diventare un nuovo business per noi. Sì, dobbiamo decisamente provare. Ci avete mostrato qualcosa di nuovo, riaccendendo la passione di mio padre per il lavoro. Considerate il vestito un omaggio, per ringraziarvi di quello che avete fatto. Cammina con grazia, Miss Cloud. Che significa con grazia? Ah, che carina che sei, Miss Cloud. Oh, è adorabile. Non ne avete uno che starebbe bene anche a me? Che ne pensa di questo? Ma no, questo è meglio. Papà, ma che stai dicendo? Cosa? Questo è decisamente meglio. Ok, credo che prenderò questo qui. Vado a cambiarmi. Vai, Aerith, vediamo un po'. Si diventa più buonazza lei oppure Cloud? Speriamo lei, eh. Sta bene. Come no? Orribile. Facciamo salvataggio veloce. Ok, allora. Ci sono altre cose che possiamo fare volendo. Ok ragazzi, dopo aver scoperto che per prendere le altre cose, gli altri oggetti chiave per andare da Don Corneo, bisognava farli prima di vestirsi e non dopo. Per cui eccoci qua, che ho dovuto ricaricare salvataggio e rifare delle cose. Che stai facendo? Non aprire, dannazione. Ehi, hai delle medicine con te? È stata una festa devastante. Al momento no, adesso le prendiamo però, con molta calma. Comunque che pacco di guida, ragazzi. Oh. Dobbiamo andare al ristorante, prendere del mangiare. Perfetto. Siediti, Cloud. Mi siedo. Cosa prende? Qualsiasi piatto. Carne alla griglia, ok, di nuovo. 70 kg, perfetto. Ok. Non era male. Grazie mille, questo è un buono della farmacia. Può scambiarlo con un oggetto alla farmacia qui accanto. Quel buono era l'ultimo, quindi questa promozione è terminata. Torni per partecipare alla nostra prossima promozione. Buono farmacia. Quindi la farmacia è questa qua, credo. O almeno penso. Pirla? Ehi amico, hai un minuto, devo parlarti da uomo a uomo, si può fare? Sentiamo. Grazie. Mi sa che questa qua è un'altra quest. Per prendere un altro oggetto, eh? Oh, vabbè, staremo a vedere. Comunque, il buono della farmacia va speso qui in fianco, ha detto. Oh, che sia questo, magari, vediamo. Ah! Hai un buono, sì. Disinfettante, deodorante o digestivo? Digestivo. Ecco a te, perfetto. Proviamo ad andare alla ragazza alla toilette, vedere se ci dà l'oggetto chiave che vi dicevo prima. No, il bar è questo qua, eh. Vediamo un po'. Tieni, prova con questo. Oh, ora va meglio, tieni, e grazie ancora.
Colonia sexy. Eh? Che bomba. E il tipo va in bagno, giustamente, ok. Quello che trovavamo sempre prima, fra l'altro. Benissimo. Bene, poi, per fare contento il tipo lì del negozio delle materie, quello che dice che non ha mai niente, dobbiamo andare alla locanda. E comprare l'oggetto più costoso, tipo. Qua? No. Ma in teoria sì, vediamo. Resto. Compro quello da 200. 100 o 50? 200 gil. Perfetto. Più o meno. Tornate a trovarci. Ok. Eccomi. Questa cosa qua c'era. Una tiara di diamanti. Che culo, eh. Ma vendere delle materie te è pezzente, no? Niente, questo qua fa di tutto tranne che vendere. Vabbè, ok, grazie. Uno degli ultimi oggetti da prendere lo si prende parlando con il tipo qua. Tessera di socio. Per andare ovviamente a questa locanda qua, eh. Entriamo. Fatemi passare. Ah, è una tessera di socio quella che vedo brillare nella tua mano. Prego, entra pure. Qui dentro c'è qualcosa di vitale per il travestimento, ne sono sicuro. Quella sarebbe la scusa che usi di solito. Vado. Signore, presto, presto. Ok. Scelgo pure una stanza, che tipo strano. Beh, come tutti qui del resto. Che stanze ci sono qua? Boh. Beh, le stanze mi sa che sono dopo. Ma dove sto andando? Presto, presto. Ho capito. Alveare della regina. Alveare dell'amante. Il lido dell'amore. Do un'occhiata in giro. Alveare del gruppo. Do un'occhiata in giro. Non mi ispira molto come nome. Quindi queste qua sono tutte occupate praticamente, vero? Vabbè, scegliamo il leader dell'amore, dai. Scelgo questa. Scelgo questa stanza. Perfetto, è sicuro? Sì. Deve essere un tipo violento, ma cosa? Dopo di lei. Tu? Che ci fai tu qui? È quello che vorrei chiedere a te. Ti sembra il momento di perdere tempo in questo modo? Credi davvero di poter risolvere tutti i tuoi problemi semplicemente pensandoci su? Oh no, signore, aiuto presto, qualcuno mi aiuti. Ma che cacchio?
L'avrai capito ormai che non cambierà mai niente se continui ad osservare gli eventi tenendoti a distanza. Di cosa stai parlando? Ehi, si è mosso. Cosa? Svegliati! Ma che viaggione si fa, Cloud? Squish, squish, squish. Dum dad dad. Boink, boink, squish. Ah! Cosa gli hanno fatto a Cloud, per curiosità? Oh, porca vacca. Ma, un uomo? Già. Lingerie. Ah. Ok. Che storia però, eh. Vabbè. Che stranezza. Va bene. Salviamo un attimo. Onde evitare di farvi vedere la parrucca e i vestiti, ho preso tutto adesso, quindi veste di seta, parrucca bionda, colonia sexy, lingerie e tiara di diamanti. Adesso andiamo a cambiarci. Praticamente prima non riuscivo a trovare gli oggetti perché gli oggetti bisognava prenderli prima di cambiarsi. Sono pronto. Che storia comunque, eh? Ha senso, però nella guida che ho seguito purtroppo non c'era scritto. Maledetti. Maledetti. Un nuovo business per noi. Che culo. Vabbè, qua skippiamo, ragazzi, dai. Perfetto, abbiamo già visto prima. Omaggio di qua, omaggio di là. Perfetto. Dai, Iris, cambiati anche tu, veloce. Su, su, su. Dai! Più bella di prima. Brava, brava. Perfetta. Però Cloud adesso, che ha la tiara, la lingerie, eccetera, eccetera, è molto più bella, eh. Una bomba proprio. Proseguiamo. Adesso siamo veramente prontissimi per Don Corneo. Maledetto Don Corneo. Lui e i suoi vizietti, eh. Che stress. Vediamo, controlliamo un attimo l'equipaggiamento, per carità. Banda di titanio. Ok. Asta bloccante. Porca vacca. Recuperate l'equipaggiamento che avevo comprato nel salvataggio precedente. Adesso siamo pronti. Oh, niente male davvero la tua amica. Entrate, entrate. Due bellezze in arrivo. Ma. Ehi ragazze! Vado ad annunciarvi al Don. Aspettate qui, d'accordo? Non andate a curiosare in giro. Assolutamente no. È la nostra occasione, andiamo a cercare Tifa. Chissà dove sarà. Qua non vedo stanze, per cui direi di andare su io. È chiusa a chiave, ok. Ufficio di Don Corneo, 23 senza permesso, ok. Non ci resta che andare di qua, a quanto pare. Ma che postazzo è sto qua? Porca vacca, l'ho trovata. Qualche rito particolare? Tifa? Piacere di conoscerti, io mi chiamo Iris. Cloud mi ha parlato molto di te. E tu saresti?
Ah, mi sembra di averti visto al parco con Cloud. Esatto, con Cloud. Oh, non preoccuparti, ci conosciamo appena, non c'è niente tra noi. Non devo preoccuparmi di cosa? Ah, no, no, hai frainteso. Cloud e io siamo solo amici d'infanzia, nient'altro. Povero Cloud, deve essere davvero triste per lui stare qui a sentirci parlare così. Vero, Cloud? Cloud? Eh sì. Ho ottenuto un etere. Cosa? Cloud? Perché sei vestito in quel modo? E che ci fai tu qui? Cos'è successo dopo che sei precipitato? Non sei ferito, vero? No. Calmati, dammi il tempo di rispondere. Sono vestito così perché, beh, era l'unico modo per entrare qui dentro. E non preoccuparti, sto bene. Aerith mi ha aiutato. Capisco, Aerith. Tifa, che sta succedendo? Cosa ci fai in un posto del genere? Mi tapperò le orecchie. Sono felice di vedere che stai bene. Grazie. Ora, cos'è successo? Mentre tornavamo dal reattore 5, abbiamo notato uno strano tizio che passava di lì. Barrett lo ha preso ed è riuscito a cavargli qualche informazione. Ed è stato in quel momento che è stato fuori il nome del Don. Esatto, Don Corneo. Barrett disse che Corneo era un pesce piccolo e che potevamo anche ignorarlo. Ma io non riuscivo a smettere di pensarci. Ho capito, in pratica volevi sentire la storia direttamente dalla bocca di Corneo. Sono arrivata fino a qui, ma ora mi sono cacciata nei guai. Il fatto è che Corneo è in cerca di una moglie. Ogni giorno prende 3 ragazze, ne sceglie una e poi... Beh... Comunque, se non vengo scelta stasera, la storia finisce qui. Scusate, ma vi ho sentiti lo stesso. Ci siamo noi qui, quindi non c'è più problema, giusto? Immagino di sì, ma... Voglio dire... Con noi due e Tifa facciamo 3. Scordatelo, Aerith. Non ti coinvolgerò in questa storia. Oh, quindi va tutto bene se Tifa mettersi in pericolo. No, Tifa non... Sei sicura? Sono cresciuta nei bassi fondi, sono abituata al pericolo. Tu che mi dici invece? Credi di poterti fidare di me? Sì, grazie Aerith, sono in debito con te. Non preoccuparti, e non c'è bisogno di essere così formali. Ehi! È ora ragazze, fate presto, il signor Corneo è un uomo impaziente. E gliel'ho anche detto di non andare in giro. Ah, le ragazze... Sbrigatevi, forza! Temo che sia inutile chiederlo, ma la terza ragazza sono io, vero? Esatto, era inutile chiederlo. Ok. Ma sto tavolo qua, porca vacca, che storia è? Vabbè, andiamo su. Ho anche Tifa nel team adesso, sì. Allora, vediamo un attimo, Tifa. Vediamo le nocche di metallo e la banda di titanio addirittura. Poi, come materia, vediamo se ho qualcosa da darti come scarto tipo. No, assolutamente niente. Ha già tutto. Però possiamo darti magari tuono o gelo. No, ti diamo tuono, ok? Anzi, gelo, ecco, a posto. E via. Verso un posto migliore. Il Don vi aspetta nel suo ufficio. Maialone. Mamma mia. Don Corneo. Avanti ragazze. Mettetevi in riga di fronte al Don. Oh porca vacca. Splendide. Vediamo che sceglie. Vediamo, quale scegliere? Oi oi oi. Questa bella fanciulla? O forse quest'altra? Ho deciso! Stasera metterà compagnia... Questa fanciulla nerboruta! Cioè, aspetti, la prego! Poi adoro le pollastrelle che fanno le difficili, così pure e innocenti. Ma ragazzi, sta roba è proprio perversa, eh.
Potete avere le altre due. Sì signore, grazie signore. Beh, effettivamente. Andiamo, mia adorata. Vai Cloud. Impasto al lupo. Cloud non sarà più lo stesso dopo questa cosa, Finalmente soli, avanti micetta, vieni qui da paparino. Porca vacca, che storia. Sei così carina che non mi stancherei mai di guardarti. E tu che mi dici? Io ti piaccio? Certo! Certo che tu sei proprio come rendere un uomo felice. Allora, cosa vuoi che fare? Quello che vuoi tu, baby. Non resisto più allora. Dammi un bacio, va bene. Aspettate un attimo. Niente, Cloud si è rimedesimato nella parte, Cosa? Chi va là? Cloud, non dirmi che eri serio poco fa. No. Poi là. Un uomo. Che sta succedendo? Le domande le facciamo noi, vecchio bastardo. Cosa stanno cercando in giro i tuoi lacchè? Parla, se non parli... Ti taglio. Te lo taglio, porca di quella vacca. No, fermati, parlerò, vi dirò tutto. Bravo, continua. Dovevo trovare il covo di un tizio con una mitragliatrice al posto del braccio. Un lavoro su commissione, Barrett. Richiesto da chi? Se ve lo dico mi uccideranno. Parla, se non parli... Te lo strappo. È stato Heidegger della Shinra. Heidegger, il capo della sicurezza. Il capo della sicurezza? La Shinra? Qual è il loro scopo? Parla. Se non parli... Te lo frantumo. Poi sul serio non è vero. Oh cielo, non sto scherzando, credimi. La Shinra intende schiacciare un piccolo gruppo di ribelli chiamato Avalanche o qualcosa del genere, insieme al loro covo. E quando dico schiacciare, intendo letteralmente. Vogliono distruggere il pilastro che sostiene la piattaforma. Distruggeranno il pilastro? Sapete cosa succederà, no? La piattaforma farà prima un bel fischio e poi sparirà tutto con un gran BAM. Ho sentito dire che la loro base si trova nei bassi fondi del settore 7. Meno male che non è qui nel settore 6. Intendono spazzare via i bassi fondi del settore 7. Cloud, io vado al settore 7, tu vieni con me. Puoi scommetterci, Tifa. Don Babbeo, aspettate un secondo. Sta zitto. Non preoccupatevi, non ci vorrà molto. Secondo voi, perché uno come me mi abbia spifferato tutto? Perché hai paura di morire? Perché sei sicuro di vincere? Perché sei fuori di testa? Perché hai paura di morire? Sbagliato! Pezzo di stronza e anche gongola, fra l'altro, Brutto infame. Capo della Shinra, come procedono i preparativi? Va tutto liscio come l'olio, ho assegnato l'incarico ai Turk. È davvero deciso a farlo? Solo per spazzare via un gruppo composto da pochissime persone? Cosa c'è ora, Reeve? Qualcosa da obiettare? No. Ma come capo del reparto urbanistica sono responsabile dello sviluppo e dell'operatività di Midgar, per questo io... Reeve, i tuoi problemi personali scaricali nel bagno di casa tua la mattina, prima di venire a lavoro. Anche il sindaco si è opposto. Sindaco? Quel buffone non fa altro che starsene nella sua stanza e ingozzarsi tutto il giorno. E tu lo chiameresti sindaco, quello? Ora vogliate scusarmi? Mi sembri stanco, Reeve. Prenditi qualche giorno di ferie. Distruggeremo il settore 7. Avalanche verrà incolpata dell'accaduto e delle operazioni di soccorso se ne occuperà la Shinra. È perfetto. Poi là, siamo caduti nelle fogne qua. Stai bene? Sì.
Stai bene? Che schifo. Beh, il peggio è passato. Non mi pare, almeno credo. No. Non è che proprio questo moveset è particolare, eh? Tsunami, 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 vabbè. Brucia. Morto. Buono. È troppo tardi, Marlene, Barrett, la gente dei bassi fondi. Non arrenderti, non deve essere facile da distruggere una torre, no? Sì, hai ragione, possiamo ancora farcela. Ok, io voglio prendere quell'oggetto lì, come si fa? E c'è anche una materia qua. Come si prende quella materia lì? Ah, sono le scale lì. L'ho appena viste. Uilala. 35. Benissimo. Sì. A chi lo fa? Boh. Su chi vuole. Ma che cazzo? Devo essermi sbagliato. Decisamente. Magia, energia. Devo aver premuto per sbaglio. Porca vacca, la stavo per uccidere, vabbè. Stimolante. Furto. Poi là. Allora, materia. Velocità più 0,2, abilità ruba. Benissimo. Level up 40.000 punti abilità, porca di quella vacca. Allora io direi di provare ad andare di qua in qualche modo.
Ah, ma le scale erano là, me ne sono appena accorto. Ah, beh, allora facciamo così. Adesso le ho riconosciute le scale, dai. Allora, andiamo giù un attimo. Su per di qua. Erano quasi invisibili, porcaccia. Pozione, ok, bene. Come siamo messi qua? Discretamente, dai. No, 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 via. Ui là, quel granchione là in fondo. Benissimo. Vediamo se riesce ad ucciderla. Boom! Perfetto. Bolle dovrebbe far dormire in teoria, vero? No. Colpo incrociato ha preso. Sarebbe cosa, vediamo, un nuovo Liberty Breaker, credo. Eh sì. Sì. Livello limite cambiato. Ok. Ah, vabbè, solo il livello 1, per cui va bene così, dai, ok. Andiamo avanti. Vediamo dove sbuchiamo. Io penso di dover andare di qua e poi qua credo. Saltiamo giù. Non ci sono molte alternative. Ok. Non ho neanche provato l'abilità ruba, fra l'altro. Adesso la proviamo. Ruba, vai. Non hai rubato niente. Male. Energia a Cloud. Ruba. Non hai rubato niente. Vabbè, è una fregatura, ho capito, dai. Che botta! Bene, ma per dove devo andare io? Di qua forse? Non vedo mica scale io per salire. Ho sbagliato, avrei dovuto toccare gli altri. Finché erano girati, vabbè. Ecco, vai con quella. Troppo tardi. Botta.
riesco mica ad andare avanti, eh. Devo andare di là, ma non capisco come arrivarci. Che cavolo si fa da salire via per di lì? Ah, di qua. Ma non era mica molto chiaro, eh. Vabbè, facciamo finta di niente, dai. C'è una cosa così tonda. Boh, vabbè. È il cimitero dei treni, questo. Non dovresti essere qui, Aerith. Guai a te se mi dici ancora di tornare a casa. Dunque, passando attraverso i treni con le luci accese, dovremmo farcela ad andare via da qui. Bene ragazzi, noi qui concludiamo la puntata. Grazie, alla prossima.